video di oggi andrò a giocare la Champions League con le più grandi leggende nella storia del calcio, tutti i migliori all time e prime dei calciatori messi insieme: Van Basten, Cristiano, Maradona e tanti altri. Se vuoi un video dove faccio la Serie A con solo all time e squadre leggendarie come la Roma del 2002, la Juve all time, lasciami un mi piace. I gironi sono stati creati, andiamo a vedere come sono stati sorteggiati. Le prime squadre del gruppo A sono il Reims del 1955-59 contro il Bayern Monaco All Time Prime, insieme a due squadre italiane, la Roma del 2002 e il Parma del 1999, interessanti. Nel gruppo B c'è il Botafogo del 61-64 con il Barcellona All Time, wow, Messi, Digno, dei fenomeni incredibili, insieme al Manchester United all time, caspita. E poi c'è il Sao Paulo 91-93, Chelsea all time, Lione all time, e abbiamo un'italiana, il Napoli del 1989 di Diego Armando Maradona e il Galatasaray del 2000. Gruppo D, il Santos del 63, il Valencia del 2004, lo Zenit del 2013 e poi un Milan che sembra dominare perché andrà sul velluto, perché c'è il Milan all time. Nel gruppo E abbiamo tre squadre all time, caspita, bellissimo. Juventus all time, Benfica all time, Arsenal all time. Nel gruppo F Marsiglia all time, Basilea, Palmeiras del 72-74 e il Dortmund all time. Il City del poker, triplete, poker, chiamatele come volete. Liverpool all time, il Boca del 97 fino al 2000, l'Ajax all time. Tre squadre interessanti. L'ultimo, il gruppo H, Real Madrid all time, Inter all time, PSG all time e la Lazio del 1999. Tra queste squadre fammi sapere in un commento chi arriverà in fondo, chi alzerà la Champions League, fammelo sapere. Queste sono le due squadre. Come vediamo, il Barça Prime incredibile: Valdés, Puyol, Koeman, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Rivaldo, Messi, Digno e Stoichkov contro Best, Cantona, Lowe, Giggs, Kean, Charlton, Beckham, Vidic, Ferdinand e Silvestre. Andiamo alla simulazione veloce. Vince il Manchester United. Il secondo match vede il Napoli all time contro Lione all time, Carnevale, Careca, Diego Armando Maradona. E 3-2, partita immensa. Careca e Carnevale portano avanti la squadra. Juninho Pernambucano ci ha provato, ma il Napoli vince. Sembra sulla carta una delle probabili finaliste. E invece il Valencia di testa. Deve portare rispetto. 1-1, ferma un Milan clamoroso. Ronaldo il fenomeno, più Cristiano Ronaldo, Zidane, Raul, Modric, Figo, Di Stefano, Hierro, Roberto Carlos, Ramos. Ve li faccio vedere dentro la formazione che l'ho cambiata. Guardate tutte le facce di Ronaldo, Raul, Zidane, Hierro. Dietro c'è anche Redondo, Butragueño, Solari, Benzema, Marcelo, Gento. Ragazzi, gente clamorosa. Amancio, Angel, Casemiro. E andiamo a simulare contro il PSG all time. E finisce 1-1. Roten risponde a Di Stefano. I gironi sono terminati. Abbiamo simulato tutto quanto. E le squadre che sono passate nel miglior torneo della storia del calcio, con le migliori squadre del calcio, con le leggende migliori della storia del calcio, ha visto andare avanti il Bayern Monaco all time primo e il Parma del 99, Manchester United primo, Barcellona all time secondo. Passa il Chelsea all time e il Napoli di Diego Armando Maradona dell'89. Nel gruppo D domina il Milan all time e passa secondo il Santos del 63. Passano Arsenal all time e Juventus all time. Gruppo F, Dortmund all time, Lione all time. Nel gruppo G passa il Liverpool all time e l'Ajax all time. Ultimo gruppo, passano Real Madrid all time e Inter all time. Ottavi di finale, Bayern Monaco all time contro Inter all time. Puzza di vecchio triplete, una finale già vista. Dortmund all time contro il Parma 99, Chelsea all time contro Santos, oh là là! Milan all time contro Juve all time, ce lo andiamo a gustare, quante leggende. Nell'altro girone, Arsenal all time, Barcellona all time, Liverpool all time contro il Napoli dell'89, Real all time contro il Lione all time sulla carta agibile e United all time, Ajax all time, veramente molto bello. Questo è il Milan, ma vediamo anche la panchina perché c'è Costacurta, c'è il Riccardino Kakà, Pippo Inzaghi.
Rivera, ragazzi, c'è Rivera, potremmo anche metterlo, 93. Il Milan all time vince l'andata 2-1. Arsenal-Barcellona all time, match fantastico, 3-3, clamoroso. Andiamo a vedere, simulazione veloce. Diego Armando Maradona, ancora un Napoli che vuole sognare, 3-1, stiamo calmi, c'è ancora il ritorno. Real Marsiglia, andiamo a vedere il Real, 3-1, sono i campioni della UEFA Champions League e vogliono rimanerlo. Il match totale finisce per 3-1, 5-2 totale. Il match totale finisce per 3-1, il Barça all time butta fuori l'Arsenal. Il Napoli Diego Armando Maradona, no, volevo vedere Diego dal vivo. E il risultato finale è di 2-1, 5-2 nel totale. I quarti di finale sono Bayern Monaco all time contro Dortmund all time, bellissimo. Chelsea all time contro Milan all time, interessante. Il Napoli, ma non era stato eliminato? Cosa mi sono perso? Il Napoli vince per i gol in trasferta, è vero, perché non è più la Champions League di adesso. E ovviamente contano anche quelli del passato per i gol in trasferta, assurdo. Barcellona all time contro Napoli all time, Real Madrid all time contro United all time. Andiamola a scoprire, vediamo. Andata 2-0, gol di Maldini, gol di Van Basten. L'andata finisce 3-2, un grande Napoli si deve stoppare contro un Barça che rimonta. Questa partita ha una storia incredibile. Andiamo a vedere chi si porta a casa il match. Andata di quarti di finale 0-2, Manchester United, assurdo. Per andare in semifinale se lo porta a casa il Milan. Un Van Basten mette l'1-1 e 3-1 totale, prima semifinalista c'è. Ritorno di Napoli-Barcellona, a Napoli si fa la storia, vediamo chi andrà in fondo. Ah, va in semifinale il Barcellona con un 5-3 totale, il Napoli non può nulla. E nella semifinale ci va il Real Madrid per un 5-4 totale, va proprio lui. La semifinale è Bayern Monaco all time contro Milan all time. E la semifinale è Barcellona all time contro Real all time. Mamma mia signori, è il classico all time. I migliori giocatori della storia del Barça e del Real si sfideranno. L'andata di semifinale finisce con un 1-1. Fatemi il vostro pronostico nei commenti e andiamo a scoprire chi vince l'andata di semifinale. Il Real Madrid con CR7 e Di Stefano. Ritorno Milan Bayern Monaco. Andiamo a scoprire chi vincerà. Andiamo a vedere chi andrà in finale. Va in finale il... La squadra Bayern Monaco vince per i gol in trasferta. No! E concludiamo qui. La finalista contro il Bayern Monaco sarà il Real Madrid, il re della Champions. Deve farsi valere, 3-1. Questa è la finalissima, signori. Secondo voi chi vincerà, il Bayern Monaco o il Real Madrid? Senza imbrogliare, dimmelo in un commento e fatemi il vostro pronostico. Il Bayern Monaco attacca, palla importantissima e fanno gol. Arjen Robben fa gol, 1-0 Bayern Monaco all time. Ma il Real deve riprendersi, vediamo un po' se ce la farà, ha dei grandi campioni. Palla filtrante per Zinedine, Zinedine la mette dentro, la mette dentro l'1-1. Raul mette l'1-1. Il Real Madrid non muore mai. Sull'attacco, la dà dentro Arjen Robben ancora, se ho visto bene. E nuovamente Arjen Robben, doppietta in finale. Nell'all time risponde benissimo Arjen. La può chiudere, tripletta Arjen Robben, fa la tripletta finale ed è incredibile. 4-1 pure Frank Ribéry, signori. Pure Frank Ribéry. Real però non ci sta e la mette dentro, 4-2, non è finita, CR7. Zidane, niente da fare. Il Bayern Monaco, dopo una lunga galoppata, si porta a casa la UEFA Champions League. Il campione del torneo di sole leggende, sole squadre all time, i calciatori più forti della storia, delle squadre più forti della storia con sole leggende, se lo porta a casa il Bayern Monaco. Complimenti al Real Madrid con un 4-2, forse una squadra un po' troppo spregiudicata, un poco equilibrata, però dovevano esserci tutti. Il Bayern vince, ve lo sareste aspettato? Signori, sono già al termine anche di questo video. Spero davvero che questa mega idea e questo mega lavoro vi sia piaciuto. Purtroppo non ho potuto portarvi una simulazione delle partite,
proprio vedendoli in sé che giocavano, perché non lo so, su PC c'è un modo particolare per farlo, fatemelo sapere se voi giocate da PC come si può fare, non sono ancora, sono nuovo del settore. Però ragazzi, se volete la Serie A solo leggende, dovete spaccarlo di mi piace, condividerlo con i vostri amici per farlo andare ancora meglio e dirmelo nel commento chi deve esserci nella Serie A delle leggende, chi la vincerà. Tomorrow.